Allora, cosa dice Manlio Scarambro su questo in questo libro? Manlio Scarambro, filosofo siciliano, prefatore di molte opere di filosofia, soprattutto quelle non canoniche, non accademiche, tipo Schopenhauer. In questo caso un libro tutto suo, sempre scritto a piccole dosi, quindi piccoli capitoli numerati in quattro parti, neanche capitoli, proprio dei piccoli interventi in cui praticamente ripercorre tutta la storia della filosofia. Ripercorre tutta la storia della filosofia alla luce del contemporaneo, chiaramente, non fa quelle che lui stesso chiama rievocazioni storiche, ma fa una summa riferita al contemporaneo, in particolare il contemporaneo nella storia della filosofia si vanta di rievocazioni storiche, ma non si può vantare di nessuna ricerca ontologica sulla verità. Infatti, appunto, il contemporaneo di ontologia non si occupa o fa finta di occuparsi, perché la verità, lo vediamo benissimo, non ha più nessuna valenza. E pensiamo anche a cose come se noi abbiamo un dibattito con qualcuno, non avremo mai in capitolo la voce verità, avremo la voce dell'autorità, avremo la voce della legge a volte, ma nessuno dirà mai hai ragione perché è vero. Sarà sempre in forza o di autorità o, se siamo fortunati, di legge. Quindi la verità non ha proprio uno statuto. Lo vediamo col Covid, non ci si chiede se sia vero o no. Ci si chiede, ogni verità è una verità sociale, o ancora peggio, legale o autoritaria, cioè se è legale diventa anche meglio, ma può essere anche semplicemente in forza di autorità. Quindi questo bellissimo titolo, che poi è anche vero perché il Sole è ai suoi minimi storici per quanto riguarda le sue frequenze, che è La morte del Sole di Manlio Scarambro, è veramente un gioiello da questo punto di vista, cioè si ripone l'unico filosofo, Sima Dagamben, che si ripone dall'inizio il problema, ma la verità, oltre a parlarne, è oggetto della filosofia di oggi? E di conseguenza si scopre che la scienza, spesso e volentieri, vediamo che per esempio in un esperimento A conseguente a B, con B conseguente ad A, però questo non dimostra affatto che A sia la causa di B, anche perché la causa del mondo dovrebbe essere una o poche, quindi la famosa causa incausata, che secondo la scienza sarebbe la scienza stessa o sarebbe il caso, ma il caso non può esistere perché se ci fosse tutto a caso potrebbe non succedere niente o succedere tutto. Ora la casualità la tengono in piedi grazie alla probabilità, ma la probabilità ancora una volta è caso. Quindi in realtà il caso si autoconfuta e quindi la scienza è vero che in alcuni casi avviene, funziona, cioè non che A è la causa di B, ma che una volta che noi abbiamo A, di solito o sempre, diciamo, succede anche B, allora questa sarebbe per loro, diciamo,
Questo sì, è vero, avviene ed è loro, da loro definita causa. Per noi è soltanto una cosa che avviene nel tempo, cioè dopo un po' che c'è A, c'è B. Però questo non vuol dire, la causa è, ripeto, una nostra interpretazione e sappiamo bene che le interpretazioni intervengono sulla realtà, quindi non diciamoci cavolate, sì, la scienza funziona, ma ricordiamoci che le interpretazioni stesse modificano la realtà e questo lo dice anche, lo dicono anche gli scienziati alla fine, da Heisenberg in poi, quindi lo sono costretti a dirlo loro stessi, però zitti zitti continuano a dire che A evidentemente causa B, mentre noi sappiamo che A dopo un po' di tempo succede B, questo ne possiamo dire senza interpretare. E quindi la scienza va bene, come dicevo, fa venire cose interessanti, però purtroppo la base da cui si origina tutta la scienza è indimostrabile ed è indimostrata. Quindi a voi le conclusioni.